Buona giornata a tutti, Ciao a chi vi tutti. parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti gli ascoltatori, forse Claudio. Dimmi. C'è qualcosa sul microfono che non va? No. Tutto a posto? Penso, no. Sì, perché gli ascoltatori sanno che abbiamo avuto, c'è qualcosa che fischia. Sì, ecco qua, forse lo abbiamo anche eliminato. Però non se... Notte. Fermo, prova a parlare Francesco, benissimo. Sono tornato in diretta. Finalmente ci hanno dato la corrente, non è stata una cosa piacevole che Radio Gamma 5 sia stata chiusa così, ma sapete che, visto le traversie che sta vivendo questa radio, potrebbe succedere per sempre. Non era certo intenzionale, però ricordate che ieri, il 22 di novembre, dove c'è lo stato esecutivo, sembra che la radio abbia ottenuto qualche giorno di autonomia. Quello che è successo dovuto al caso, dovuto alle circostanze, ben sapendo che il caso e le circostanze non esistono, e forse qualcuno potrebbe dire quasi una profezia di quello che potrebbe essere il 94 MHz se tutti quanti quelli che ce l'hanno con Radio Gamma 5 riuscissero a vincere. E vi è data una dimostrazione che, nonostante la buona volontà, quando delle forze enormi si combattono contro questa radio, chi la sostiene, chi la porta avanti fa di tutto, però se non c'è l'aiuto degli ascoltatori questa radio ha vita breve. Allora, intanto siamo ancora qui a trasmettere la prima trasmissione dell'undicesimo anno di trasmissioni. Questa è la prima trasmissione dell'undicesimo anno che io e Francesco facciamo ai microfoni di questa radio, Radio Gamma 5. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Iniziamo esattamente il 21 novembre del 1996. Per la prima volta il Veneto seppe che si può leggere i Vangeli, si può vedere la vita, si può guardare il mondo, si può guardare gli dèi, si può guardare la vita sociale in maniera diversa da come il cristianesimo aveva manifestato, aveva fatto fino ad oggi. Giorno 21 novembre 2006 1996, Claudio Simeoni e Francesco Scanagatta, dai microfoni di questa radio, fecero capire al Veneto che c'era un altro modo di vedere, un altro modo di intendere le cose e un altro modo di affrontare la vita. In questi 10 anni chiaramente siamo cambiati noi, è cambiata anche la radio, si è cambiato anche il Veneto, è cambiato anche il mondo che ci sta attorno, però molte delle tematiche sono rimaste. C'è i problemi della radio, la radio che deve riuscire, nonostante tutti gli sforzi, nonostante tutto quello che succede, ad affrontare il mondo. Beh, abbiamo visto anche oggi con una trasmissione che va in onda con mezz'ora di ritardo proprio per la mancanza di corrente, i problemi che ci saranno sempre. Il problema grosso è che la radio sta tentando in tutti i modi di venire fuori dalle secche in cui è stata messa, dai vari problemi, al di là di come poi si sono verificati questi problemi, li stiamo affrontando. E naturalmente la radio stessa si è mobilitata per riuscire in qualche modo a risolvere questi problemi, a venirne fuori. Bene, allora oggi con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo diamo inizio praticamente all'undicesimo anno di trasmissione. Undicesimo anno di trasmissione che avrà... continuerà le tematiche che abbiamo fatto fino adesso. C'è comunque una cosa abbastanza interessante, diciamo così. Alcuni amici pagani stanno tentando di farci la festa, cioè nel senso di celebrare questi 10 anni di trasmissioni radiofoniche, e avrebbero pensato di organizzare una cena, una pizza o comunque un ritrovo fra le persone che hanno seguito anche questa trasmissione dalle parti nella zona di Marostica. Non abbiamo ancora deciso dove, ma grosso modo abbiamo deciso quando. Salvo comunicazioni che vediamo giovedì prossimo, sarà venerdì 1 dicembre, venerdì sera 1 dicembre. Se allora praticamente io pregherei alle persone
di prendere contatto con le varie persone, con Francesco, con me o con gli altri, perché il posto non è ancora stato deciso. Abbiamo deciso soltanto che la cosa verrà fatta dalle parti di Marostica, ma dove, come e quando ancora non abbiamo deciso nel posto, nel luogo dove farlo, per cui prendete contatti e decidiamo di fare questa cena, di trovarsi un po' tutti insieme e di riuscire non so, a fare anche una chiacchierata mentre mangiamo. 10 anni di trasmissione che vi hanno parlato degli dèi, vi hanno parlato del mondo, vi hanno parlato delle contraddizioni della società in cui viviamo e vi hanno parlato di tutta una serie di questioni di modo di vedere la vita che è proprio del paganesimo politeista. E io questa sera, nella trasmissione dalle 19 alle 20, ho intenzione, non farò un testo mio, un testo scritto, ma vi leggerò dei pezzi degli scritti morali di Epicuro e vi spiegherò perché vi leggerò questi scritti morali di Epicuro. E in particolare c'è un passo che ha caratterizzato un po' quello che è stato tutto il nostro comportamento in questi anni, in questi frangenti, in questo periodo da questa radio. Scusate, ma ho Francesco che sta rispondendo al telefono dall'altra parte e non è in questo momento disponibile, ma comunque lo sarà fra qualche minuto. Epicuro nei suoi scritti morali a un certo punto dice, ve lo farò meglio questa sera: vana è la parola di quel filosofo dalla quale nessuna passione umana viene curata, come non v'è nessuna utilità d'un'arte medica che non liberi il corpo dei suoi mali, così neppure della filosofia se non libera l'anima dalle sue passioni. E dice Epicuro: non far finta di filosofare, ma filosofa sul serio, perché non di parer sani abbiamo bisogno, ma d'essere veramente sani. In tutte le altre forme di attività, solo alla fine se ne coglie il frutto, ed a stento. Nella filosofia, conoscenza e diletto vanno insieme, giacché non prima si impara e poi si gode, ma nel medesimo tempo si impara e si gode. Nell'amore della vera filosofia si scioglie ogni ansia e trepidazione di brama. Ridere e filosofare e amministrare con cura la propria casa e usare di quant'altro a nostra disposizione e non cessare mai di far risuonare le parole nella retta filosofia. Bene, questi insegnamenti di Epicuro che io leggo adesso e leggo adesso grazie a una edizione Burr Rizzoli che mi sono preso, un'edizione Burr, è l'ottava edizione del 2001, è quello che noi abbiamo sempre tentato di trasmettere per quello che è il nostro attraverso i microfoni di questa radio, ed è stato un po' lo spirito della gran parte degli speaker che a questa radio hanno partecipato. Ebbene, non ci siamo mai tirati indietro in questi 10 anni dal dirvi com'è la vita sociale, di dirvi quali sono le contraddizioni della società in cui viviamo, e ve l'abbiamo detto nel modo più completo che fosse stato possibile, perché noi riteniamo che il pagano politeista non è semplicemente quello che adora gli dèi o che ha affetto per gli dèi, ma è quello che riconosce gli dèi nella vita quotidiana, riconosce gli dèi attraverso le sue azioni e riconosce gli dèi nelle azioni del mondo in cui vive, e lo riconosce nelle azioni della società nella quale sta vivendo. Pertanto il pagano politeista non è quello che si nasconde sui castelli dei Pirenei a far meditazione e poi magari ammazza anche il ragazzino, come è successo nell'ultimo avvenimento, perché bisogna isolare i ragazzi dalla società civile.
ma il pagano politeista è colui che vive nella società con tutte le sue passioni e con tutto il suo essere, con tutto il suo bisogno, con tutta la sua capacità di agire nella vita civile e nella vita sociale. Ed è questo che abbiamo tentato di trasmettervi in tutti i modi possibili attraverso i microfoni di questa radio. Quando succede un avvenimento, anche se questo avvenimento avviene dall'altra parte del mondo, sta avvenendo qui, ora, in questo momento. E quando ci indigniamo per qualcosa che sta succedendo, e ci indigniamo anche se quella cosa succede all'altra parte del mondo, perché se quella cosa ha la capacità di incidere su ciò che noi stiamo vivendo in questo momento, quella cosa sta agendo sulle nostre azioni, sulle nostre emozioni, e sta costruendo gabbia oppure sta costruendo libertà. E questo abbiamo tentato di dirvelo in tutti i modi, cioè anche l'elaborazione del crogiolo dello stregone. Il senso del crogiolo dello stregone è: vivi con passione, attrezzati nell'affrontare la vita, non subire continuamente quelli che sono i flutti dell'umana esistenza, non sperare che ci sia qualcun altro a tirarti fuori dai problemi, ma attrezzati prima per affrontare i problemi, sii coerente, sii appassionato, vivi le cose nella loro profondità, perché soltanto vivendo le cose nella profondità puoi cogliere il senso emotivo delle cose, ciò che le cose ti comunicano, ciò che le cose ti trasmettono, ciò che le cose ti coinvolgono, per poterti farti passare salto dopo salto, elaborare le tue emozioni, sentire l'energia che fluisce attraverso te, di te, che è l'energia della vita. Ed è questo che abbiamo voluto, attraverso i microfoni di questa radio, far comprendere alle persone in questi 10 anni. Certo, se noi non riusciamo a capire che l'essere natura è un essere nel suo insieme, è la grande era, ed è un potere talmente grande, fatto dalle singole persone, dai singoli virus, dai singoli batteri, dai singoli animali, dalle singole piante, che in realtà lavorano in un tutt'uno, noi non riusciamo a capire che cos'è il senso di unità e il senso di separazione della religione pagana politeista, perché il senso delle cose attraversa le persone. Quando, per esempio, io vi faccio Epicuro, no? E magari ve lo spiegherò meglio questa sera quando lo farò. Epicuro, nella sua fisica epicurea, lui si contrappone a quella che è la fisica democritea pur facendola propria. Qual è la differenza fra Epicuro e Democrito? Tutti e due riconoscono gli atomi, ma Epicuro agli atomi riconosce un'altra cosa che è fondamentale. Epicuro agli atomi riconosce la libertà, cioè riconosce la possibilità del singolo atomo di poter egli decidere, sia pure all'interno di una certa banda, sia pure all'interno di uno certo spazio, alcune forme di movimento. Ebbene, Epicuro con questo non ha fatto altro, ai suoi tempi, 300-400 anni avanti Cristo, a mettere i fondamenti su cui si svilupperà tutta la teoria dell'evoluzione. Perché la teoria dell'evoluzione, al di là di come poi viene interpretata attraverso tutti i vari meccanismi, ha un elemento fondamentale, ed è la scelta dei singoli individui di adattarsi alle variabili oggettive che incontrano. Ma se questa, scusate un attimo soltanto perché devo per forza chiudere la porta, se no non ce la faccio, un attimo solo, scusate. Eccomi qua, perché altrimenti non riuscivo a seguire, a fare il discorso. Quando Epicuro dà quel frammento di libertà alla posizione dell'atomo, in realtà riconosce in ogni soggetto della vita la possibilità di manifestare la loro libertà. Ma se noi diciamo che tutti i passaggi della storia dell'evoluzione, fin dal primo essere che stava nel brodo primordiale adesso, non è stato altro che la somma di tutti gli sforzi di libertà che hanno fatto tutti gli esseri generazione dopo generazione, noi non stiamo altro che vedendo in tutto questo l'espressione di Demetra. Noi vediamo questa grande divinità esprimersi in tutti gli esseri della natura. Ma perché
Demetra si esprima in tutti gli esseri della natura, gli esseri della natura devono esistere in se stessi, ma per esistere in se stessi devono esprimersi attraverso Estia. Estia è la divinità del momento presente. Ma Estia non può esprimersi se non si esprime Era, perché Era è l'essere della natura. L'essere della natura che non è altro che la summa, l'insieme di tutti gli esseri che compongono la natura stessa e che nella natura sono germinati. Ma Era non può esprimersi se non si esprime il mare fecondo, e non può esprimersi se i ventri, se il tartaro non diventa fecondo. Ma il tartaro, l'oscuro, il ventre, l'uovo diventano fecondo soltanto se la piccola Demetra si cala dentro l'uovo, dentro il tartaro, dentro la terra e fa germinare il seme. Ma il mare diventa fecondo soltanto se Poseidone lo guida. Ma tutto questo può diventare fecondo soltanto se Zeus, solo se l'atmosfera avvolge la terra. Ma allora proviamo un attimino a guardarci quelli che sono le trasformazioni della vita attraverso l'antico mito. È Zeus che combatte i titani, che costruisce il proprio spazio affinché la vita germini. Zeus avvolge la terra, ma Zeus costringe Crono a vomitare i suoi fratelli. Zeus, che è l'atmosfera, costringe il tempo a vomitare i suoi fratelli. E chi sono i suoi fratelli di Zeus? I fratelli di Zeus sono Poseidone, il mare fecondo, e Ade, il ventre, la terra, l'oscuro, il seme che deve germogliare. E Zeus costringe il tempo a vomitare l'essere natura, e l'essere natura può esprimere Demetra, la libertà, e l'essere natura può essere rappresentato dalla Estia, ogni singolo essere che si esprime. E allora ogni singolo essere manifesta Demetra, diviene, si trasforma, l'essere natura si trasforma, noi stessi ci trasformiamo. E allora se noi stessi continuiamo a trasformarsi, lo facciamo solo perché esprimiamo la nostra libertà. E allora il concetto di Epicuro, per cui il singolo atomo non subisce semplicemente le intemperie della vita, le intemperie dell'oggettività nella quale si esprime, ma all'interno di quelle intemperie della vita, di quell'oggettività, può esprimere quel suo piccolo frammento di libertà. Ma quel piccolo infimo frammento di libertà dell'atomo è quel frammento di libertà che si esprime in ogni essere, che si esprime in ogni soggetto, che porta al divenire, che porta alla trasformazione, che porta alla diversificazione delle specie, che porta a sviluppare la grande Era, l'essere natura, che porta a modificare Zeus, che porta a riempire Poseidone, il mare fecondo, che porta la terra e i ventri a germinare nuove vite e nuovi dei. Allora, da questo punto, cos'è che vi abbiamo parlato in tutti questi 10 anni? Se non della libertà dell'uomo, l'uomo che deve affrontare la vita con impegno, con compassione, con dignità, consapevole di ciò che è e consapevole dell'insieme nella quale va ad agire. Di questo vi abbiamo parlato in questi 10 anni. Abbiamo censurato comportamenti criminali del male. Vi abbiamo indicato che cos'è il cristianesimo e perché il cristianesimo va a distruggere la vita, qual è la sua dottrina con cui distrugge la vita. E a questo abbiamo contrapposto il termine di paganesimo. Abbiamo contrapposto i concetti per i quali il paganesimo è la vita, va a costruire la vita, continua a manifestare la vita, affronta le contraddizioni della vita. E abbiamo cercato di riempire tutte le nostre affermazioni di significato, di ricercarli nella storia, di far comprendere come quando Giordano Bruno fu ucciso in realtà non fece altro che nella sua epoca a manifestare la Demetra che potente si muoveva dentro di lui. Giordano Bruno non ha fatto
vedendolo con gli occhi di oggi, niente di eccezionale dal punto di vista della filosofia, ma guardandolo coi suoi occhi, nella sua situazione, per quello che lui ha percepito, concepito e ha trasformato, è un gigante enorme davanti al quale ogni persona si inchina, ogni persona omaggia. Vedendo con gli occhi di oggi è facile. Ormai, quando sei salito sulla cima della montagna, ti guardi dietro e dici: beh, però, che bravo che sono stato a salire. Ma tutti quelli che sono saliti prima di te, che magari hanno piantato i chiodi su quella montagna, magari sono anche caduti dopo aver piantato i loro chiodi, tutti quelli che ti hanno permesso di salire su quella montagna, sono dei giganti infinitamente più grandi di te, perché più grandi erano le contraddizioni che loro hanno dovuto affrontare e che hanno dovuto subire. Noi sappiamo, come pagani, che Galileo era un cristiano, lo sappiamo benissimo, ma voi non troverete in tutto il mondo, in tutta la cultura, qualcuno che penserà mai a Galileo perché è come cristiano, ma penseranno tutti a Galileo per la sua azione, per il suo modo con cui ha affrontato il suo leone di Nemea, come ha affrontato l'idra, come ha pulito le stalle, perché questo è il gigantismo di Galileo, il fatto di aver affrontato la sua fatica e di aver vinto il suo nemico. E davanti a questo le persone omaggiano. Poi sappiamo che lui era cristiano, ma in lui è prevalso l'uomo, non è prevalso l'individuo sottomesso alla parola di Dio che diceva che era il sole a girare attorno alla terra, ma è prevalso l'uomo che a Dio ha detto: alt, fermo là, io analizzo, io decido, io guardo, io affermo. Ed è questo, per questo motivo viene ricordato Galileo, non perché era un cristiano. E tutto questo che abbiamo visto nella vita, che abbiamo visto svolgersi nel corso dei millenni e che abbiamo fatto centinaia e centinaia di trasmissioni per farvi comprendere tutto questo, ebbene, noi siamo arrivati qui in radio proprio per raccontarvi tutte queste cose, per dirvele. E ve le abbiamo raccontate e dette per anni. Per 10 anni abbiamo continuato a raccontarvi che cos'è la magia della trasformazione, la magia attraverso i quali gli uomini affrontano la vita, la magia come concetto di penetrare il mondo che ci circonda attraverso le emozioni, cioè attraverso il capire linguaggi, l'interiorizzare linguaggi che non sono verbali, ma che il mondo ci invia, che il mondo ci comunica. Ed è la magia della trasformazione, la magia di rompere quelli che sono gli ostacoli alla manifestazione della nostra percezione. Di tutto questo vi abbiamo parlato, e vi abbiamo parlato dell'importanza dell'intuizione e come l'intuizione può emergere dentro di noi e può afferrare e comunicarci cose e dirci cose che appartengono a fenomeni che normalmente la ragione scarterebbe. E vi abbiamo parlato anche dell'autodisciplina, che serve per mettere tutti gli strumenti della conoscenza al nostro servizio. E vi abbiamo raccontato tutte queste cose in anni e anni di trasmissione. Vi abbiamo detto come nella società in cui viviamo ci sono grandi problemi. Adesso c'è il problema del bullismo, è uscito fuori, no? Ma che è un'altra espressione del cristianesimo, è un'altra espressione dell'ignoranza, dell'incapacità dei ragazzini di affrontare le contraddizioni della vita. Imitano il pazzo di Nazareth, io sono il padrone, dovete mettervi in ginocchio davanti a me, e se voi non vi mettete in ginocchio davanti a me, dice il bullo a scuola, io vi mando là dove c'è freddo e stridor di denti. Ed è questo che vi abbiamo parlato. Vi abbiamo parlato di quello che è il tentativo di ridurre gli esseri umani ad oggetto, di essere sottomessi, di essere trasformati in bestiame del gregge. E questo vi abbiamo parlato. E vi abbiamo parlato anche
delle grandi religioni del passato, vi abbiamo parlato degli dei di Roma, vi abbiamo parlato dello sciamanesimo, di quelle che sono le religioni italiche, vi abbiamo portato a seguire il grande passaggio, il grande viaggio di Demetra alla ricerca di Persefone, e vi abbiamo spiegato come quella ricerca di Demetra di Persefone era la via alla conoscenza di Eleusi, era la capacità dell'uomo di trasformarsi in quel viaggio, e come il Dio, come la Dea ci insegnava come dovevamo affrontare la vita e come tutti i soggetti che la Dea affrontava, da Metanira a Celeo, incontrava nel corso delle sue ricerche, altri non erano che insegnamenti che ci arrivavano da quegli dei a noi. E vi abbiamo portati a vedere Esiodo, a vedere la grande creazione esiodea, il grande respiro, un respiro degli dei che ci arrivava dagli Ittiti, che ci arrivava dalla Tracia, che ci arrivava da Babilonia. E vi abbiamo portati a seguire il viaggio di Inanna negli inferi, e vi abbiamo portato a sentire qual era la morale degli egiziani. E vi abbiamo portato in questi 10 anni a viaggiare in un mondo diverso della vita sociale, a percepire la vita sociale in maniera diversa. Vi abbiamo portati a respirare il mondo in tutti questi 10 anni. E penso che un buon lavoro, io e Francesco lo abbiamo fatto. Scusate un attimo, ma devo per forza chiudere un attimino la porta, perché altrimenti non ce la faccio andare avanti. E tutto questo cosa l'abbiamo fatto attraverso Radio Gamma 5. Senza Radio Gamma 5 questo non sarebbe mai stato possibile. Però è stato fatto soltanto perché voi, radioascoltatori, ci avete stimolato e ci avete costretto anche a mettere a posto quello che era il nostro modo di vedere e di analizzare le cose. Finito! Scusate, ma ovviamente era una cosa importante per la radio, e allora di conseguenza ho preferito lasciarvi soli con Claudio per un po' di tempo, in maniera tale che allora, era più importante aiutare la radio se fosse possibile, insomma. Allora, io e Francesco sono andato avanti, fatto un excursus di quello che abbiamo fatto in questi 10 anni, abbiamo raccontato dagli dei alla visione del mondo a quello che abbiamo affrontato durante la vita, per far capire come il respiro di libertà che c'è dentro ogni uomo, che in fondo è la grande Demetra che spira dentro ogni soggetto della vita, abbia portato ad essere anche tutta quello che è la vita stessa in se stessa. E praticamente siamo arrivati al punto che abbiamo finito i nostri 10 anni di trasmissione e cominciamo l'11° anno. E dopo di tutto l'excursus che vi ho fatto, che continuerò a ripetere stasera con Epicuro, adesso Francesco, che sta un po' rimettendo a posto le idee per la trasmissione, gli lasciamo qualche minuto in modo che debba dire le cose che aveva da dire prima. No, beh, vedi Claudio, noi diciamo, e intanto lo ripetiamo, certe volte possiamo sembrare anche autoelogiativi o così via, però abbiamo sempre detto molte cose, abbiamo osservato molte cose e parlato di molti autori. E voglio darvi un semplice esempio: tutti quanti hanno presente che noi sono 3 anni che partecipiamo alla festa dei Veneti. Quest'anno ricorreva i 400 anni dell'interdizione della Repubblica di Venezia. Abbiamo portato a Cittadella una mostra su Paolo Sarpi. Bene, passano i mesi e il 4 di novembre il Corriere del Veneto cosa scrive? Gli storici a Rovigo sul caso Sarpi. Il 17 è piccolo trafiletto, però dimostra già come cambiano le cose. Il 17 aprile 1606 Paolo V scomunicava il governo della Repubblica di Venezia e lanciava l'interdetto. Il punto di rottura fra Venezia e il papato si era raggiunto con l'arresto di 2 ecclesiastici per l'ordine del Consiglio dei 10. Sul piano del diritto canonico, Venezia trova un formidabile difensore in Paolo Sarpi. Su quello politico, essa impose al clero di continuare a svolgere il suo compito pena l'espulsione dallo Stato e la confisca dei beni. Fu così che i gesuiti abbandonarono il territorio della Repubblica. In occasione del quarto centenario di quella che fu una delle ultime prove di forza della Repubblica, ci sarà questo convegno a Rovigo. C'è stato praticamente il 4 e il 5 di novembre. Perciò vedete, noi ne abbiamo parlato in anticipo, con largo anticipo,
siamo andati a Cittadella a portare la mostra su Paolo Sarpi e dopo alcuni mesi anche la cultura ufficiale e anche i giornali si sa che viene organizzato un convegno su Paolo Sarpi. Paolo Sarpi, sappiamo appunto, non era un certo un pagano, però è stato un uomo politico che ha difeso i diritti dello Stato, che ha difeso... Ho spiegato perché noi consideriamo Galileo un gigante e Giordano Bruno un gigante, nonostante sappiamo che fossero cristiani, ma non è perché siano cristiani che sono ricordati, ma sono ricordati per ciò che fecero per la vita e per la libertà degli uomini. Sì, e di conseguenza cosa succede? Appunto che questo personaggio Paolo Sarpi, dimenticato, disconosciuto, forse per merito nostro, forse è una coincidenza, gli viene dedicato un convegno ed è già importante. Questo dimostra che questa radio annuncia delle cose, fa da avanguardia e poi queste cose appunto vengono a emergere. E se vogliamo dare un'idea, nella scorsa trasmissione appunto Claudio parlava del discorso di Wikipedia, e allora su Wikipedia è stata inserita una voce su invito di Wikipedia, cioè nel senso che diceva mancava questa voce, l'aveva inserita in un'altra pagina sulla festa dei Veneti. È stata inserita una piccola notarella che parlava di questo, della festa dei Veneti, una piccola presentazione, una decina di righe, una quindicina. Bene, dopo che è stata inserita questa scheda sulla festa dei Veneti su Wikipedia, si sa che era 3 segnalazioni per la cancellazione. Perciò io invito gli ascoltatori che hanno accesso a internet, che hanno voglia e che hanno possibilità di sostenere questa voce, di difendere la voce festa dei Veneti su Wikipedia. Claudio vi ha già raccontato di cosa è successo, di cosa non è successo su Wikipedia. Questa è anche una dimostrazione appunto che certe cose sono strane. E io trovo strano che un'enciclopedia, poi deve strano, perché sappiamo che non è certo strano quello che succede quando si parla di certe tematiche, che cancelli la voce Federazione Pagana. Per darvi un'idea, non per far polemico, per dire che la cosa è meno importante, Wikipedia ha una voce dedicata al giorno di dichiarazione dell'indipendenza della Padania e su questo giustamente non si fa nessuna polemica. Viene inserita una voce abbastanza neutra sul discorso della festa dei Veneti e dopo pochi minuti 3 segnalazioni per la sua cancellazione. Questo è abbastanza strano. Noi abbiamo visto che dopo settembre del 2006, dopo del successo della festa, dopo che 30.000 persone vi hanno partecipato, ci furono vari tentativi di coinvolgere ingiustamente Raise Venete in progetti che non erano nella mente degli organizzatori e neanche dei militanti. E il fatto che un'enciclopedia viva di cose astruse e si faccia abile dopo pochi minuti di voler cancellare questa voce dimostra che chi non è inquadrato, chi non si assoggetta alle volontà politiche, economiche o religiose è sempre mal visto. E prima della nostra trasmissione c'era Giorgio Occhio di Lince, ha ospitato un pastore evangelico protestante che parlava del fatto di Vigo d'Arzare. Non so se tu, Claudio, ne hai letto. Sì, ho una rassegna stampa anche di quello, sì. Quel fatto è chiaramente è anche la responsabilità individuale di quel responsabile di quella scuola che dice io reputo che il vescovo di Padova non deve essere presente perché è una struttura laica e poi un dirigente regionale che lo obbliga a ospitare il vescovo. Quando poi si pensate che vuole passare la famosa legge in cui si vogliono portare i militanti del Movimento per la Vita all'interno dei consultori, all'interno dei reparti dove si pratica l'aborto, quando sappiamo che i militanti del Movimento per la Vita considerano quelle donne che fanno aborto delle peccatrici, che le considerano gente che compie degli omicidi, vi rendete conto di com'è l'andazzo? E poi appunto non ci meravigliamo che gli spazi di libertà come questa radio corrono qualche rischio. Perciò appunto io invito tutte le persone a stare sempre particolarmente attente, precise e seguire con attenzione le cose. E questa appunto purtroppo è una realtà molto particolare, è una realtà in cui non si può pensare di avere il sostegno di qualche illuminato, di qualche politico, ma che qualcuno sia attento alla realtà che gli attorno. Questa è una cosa fondamentale. Perciò basta anche poco per cercare di cambiare il flusso, l'andamento delle cose. Va bene, Francesco, allora prendiamo un attimino la trasmissione oggi sulla varie attualità. Sì, beh, ecco, posso dare una cosa. Sì. A chi interessa è in circolazione il calendario romano. Il
calendario romano lo trovate a Bassano, visto che sono stati bravi quelli della Bassanese a tenerlo e lo distribuiscono. Costa pochissimo, perciò non è neanche una grande spesa, è un'iniziativa ben fatta, perché il non far girare un calendario solo in certi circuiti ma portarlo anche nelle librerie è una cosa importante. Ricordo sempre che a Bassano, anche la Bassanese, trovate il libro di Silvano Lorenzone contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. Sai che i nostri radioascoltatori sono molto legati al calendario di Radio Gamma 5, per cui siccome quest'anno non ci sarà il calendario di Radio Gamma 5, viste le traversie, viste tutte le problematiche, visto che l'energia è impegnata in altre cose, avrà dei calendari di Radio Gamma 5 almeno può sempre sopperire con il calendario romano, perciò lo trovate alla libreria Bassanese in Lago Corona d'Italia, Bassano del Grappa. Se volete una persona di riferimento, chiedete di Attilio, che così sicuramente è la persona più, è il commesso più attento a queste cose, che vi può essere utile, vi può seguire meglio, insomma. E io appunto ne ho portato una copia per Claudio, sì, lo ringrazio, sembra che gli sia piaciuta, sì. Va bene. Posso, visto che siamo in periodo di solito di liberi, Francesco, dare due novità che sono uscite. Dai. Sono non due autori pagani, sono due autori laici, ma questi autori sono abbastanza interessanti perché, pur partendo da posizioni laiche o atee o agnostiche, si rendono conto e cominciano a percepire una cosa molto importante, che è la distinzione delle religioni. Normalmente gli atei, gli agnostici e così via intendono interpretare come la religione, e chi va ad approfondire queste tematiche si rende conto che in realtà ci sono le religioni, cioè c'è il monoteismo e c'è il politeismo o il paganesimo. Allora, ad esempio, vi cito da Jean-Luc Nancy, In cielo e in terra, piccola conferenza su Dio. È un libricino piccolo, compatto, fatto in prima parte da una conferenza tenuta dai bambini di 12 anni sul concetto di Dio. Io ho letto la seconda parte sulle domande e risposte, e soprattutto vi dico cosa dice in una sua pagina Jean-Luc Nancy in questo libro che si chiama In cielo e in terra, che costa 10 euro. Dice: il Dio ebraico è il primo nella storia dei monoteismi. I monoteismi hanno tutti una stessa fonte, sono tutti venuti, secondo il racconto biblico, da Abramo. Sono religioni abramitiche. E ciascuna di queste religioni riconosce le altre come progenitrici. Questo vale anche per l'ultima, per l'Islam. Nel Corano si parla di Gesù, di Mosè e di Abramo. Il Dio ebraico è anche il primo a essere presentato come unico. Ma in principio non è pensato come il Dio unico di tutti gli uomini, ma solo come il Dio unico degli ebrei di Israele, il Dio di Israele. Come vedete, già qualcosa di significativo e bello. E c'è un altro elemento, c'è una frase che a Claudio piacerà. Molte volte nel monoteismi si fa la distinzione tra il cielo e la terra, tra quello che nelle nuvole nel cielo e quello che è sulla terra. E sempre in questa intervista Jean-Luc Nancy dice: il cielo comincia raso terra, cioè significa che non esiste una separazione, che non esiste una distanza, ma che il cielo è proprio rasente alla terra, di conseguenza non lo possiamo anche raggiungere, non come fanno logicamente i monoteisti, che lo vanno a collocare in punti molto distanti e molto diversi. E questo punto è importante ed è una lettura che è significativa. Un'altra cosa che l'autore mette molto, dà molta importanza, è la creazione, e dice, a cui lui non dà importanza, giustamente la creazione non c'è mai stata, dice: la creazione del mondo è un modo per dire che c'è il mondo, non c'è niente da cercare prima che non c'era nessuno, e non c'è niente da cercare fuori perché non c'è nessun fuori. E questo, dice chiaramente, è uno dei, dice, il problema dei monoteismi. Nei tre monoteismi, quella della creazione è una delle questioni più appassionanti. La questione della creazione è la questione della creazione a partire da niente. E come noi diciamo sempre, non esiste una creazione dal niente, dal nulla, ex nihilo. E questa è già una dimostrazione che anche in campi diversi si comincia ad affrontare questa tematica. Allora vi ripeto il libro Jean-Luc Nancy, In cielo e in terra, piccola conferenza su Dio, e questo è appunto uno dei testi. Esiste sempre su questa ottica, ma un attimino più ampliata, un libro che ha ancora delle visioni un po' diverse,
Però qui comincia anche a dare qualcosa di diverso, di comprendere la distanza tra monoteismo e paganesimo. Ed è un libro che si chiama Sam Harris, La fine della fede, religione, terrore e il futuro della ragione. Questo è un testo abbastanza corposo e interessante, ma anche qui l'autore comincia a dire esiste una distanza tra il Dio che i monoteisti portano e le divinità pagane. Lui gli dà le divinità pagane come cosa del passato. Difatti c'è una sua espressione che dice fa dovremmo considerare il Dio come lo consideravano Apollo e Giove. Ma è già significativo che per dare la distanza, la separazione, dice perché Apollo e Giove non sono mai stati, diciamo noi, desiderosi di diventare gli unici dei o i creatori o i detentori unici del potere. E questo punto, che è un libro che è la critica di molti, tutti i monoteismi, e comincia a dire che in fondo il paganesimo aveva un rapporto diverso con la divinità e che se rifacciamo agli antichi dei forse la società cambierà. E che la qualità degli dei era diversa. Sì. Ecco, La fine della fede, religione, terrore e il futuro della ragione. Sam Harris è un libro che vi consiglio. Tra l'altro una cosa che l'autore dice in un certo punto fa: trovo veramente strano che si possa criticare tutto, che si possono fare polemiche, attaccare le filosofie, attaccare il pensiero e non si possa fare una critica al monoteismo. E già questo qua è già un progresso, perché come sentirete e come voi siete abituati, gli ascoltatori di radio come sono abituati, quando uno cerca di fare una critica alla religione monoteista o al cristianesimo, al cattolicesimo, il cattolico interviene e fa: bisogna avere rispetto. Ma nessuno ti ha mancato di rispetto, abbiamo soltanto discusso, cercato di vedere qual è la tua religione, non è che ti abbiamo offeso, eppure soltanto perché tu non accetti il meccanismo loro, manchi di rispetto. E questo libro di Sam Harris si va in questa direzione: bisogna, se loro lo considerano mancata di rispetto, bisogna essere meno rispettosi di monoteismi. Poi che parliamo un pochino in questa scia che sei andato, anche se ormai il tempo è tiranno, visto come abbiamo cominciato oggi. E c'è un articolo di Luca Francesco Cavalli Sforza, no? Dove sbaglia il Papa, ed è, ve lo leggo brevemente un pezzetto, no? È la Repubblica del 4 novembre 2006, e dice: parlando della crisi di cultura e identità della società contemporanea, il Papa diceva: il contesto contemporaneo sembra dare il primato a un'intelligenza artificiale che diventa sempre più succube delle tecniche sperimentali e dimentica in questo modo che ogni scienza deve pur sempre salvaguardare l'uomo e promuovere la sua tensione verso il bene autentico, e più avanti lasciarsi prendere dal gusto della scoperta senza salvaguardare i criteri che vengono da una visione più profonda farebbe cadere facilmente nel dramma di cui parlava il mito antico, il giovane Icaro, preso dal gusto del volo verso la libertà assoluta e incurante dei richiami del vecchio padre Dedalo, si avvicina sempre di più al sole dimenticando che le ali con cui si è alzato verso il cielo sono di cera, la caduta rovinosa e la morte sono lo scotto che gli paga a questa sua illusione. Nella vita, ha poi sottolineato Benedetto XVI, vi sono altre illusioni a cui non ci si può affidare senza rischiare conseguenze disastrose per la propria ed altrui esistenza. Queste dichiarazioni di Benedetto XVI hanno un fine abbastanza chiaro che Cavalli Sforza non riesce a individuare, e cioè Benedetto XVI non ha nessuna intenzione di provare la sua fede. Mi spiego meglio. Quando lui critica la scienza che è sperimentazione ed è piacere della scoperta, lui sta criticando la sperimentazione. Ma perché critica la sperimentazione? Perché esiste anche una sperimentazione in filosofia, cioè ogni affermazione filosofica o religiosa deve essere dimostrata. Ora, se la scienza dimostra gli effetti dei suoi esperimenti, gli effetti delle sue scoperte, il piacere delle scoperte stesse, anche la religione è tenuta a dimostrare la propria fede. Chiaramente le dimostrazioni in filosofia sono supportare quello che si dice con argomentazioni. Ebbene, se la Chiesa Cattolica è costretta a supportare la sua filosofia religiosa con delle argomentazioni, esattamente come la scienza fa della sperimentazione la prova delle sue affermazioni, la Chiesa Cattolica non esiste più. Questo è il senso del discorso di Ratzinger. Per questo Ratzinger c'era contro la sperimentazione. E il libro che ha scritto ultimo, cioè Gesù di Nazareth, mi sembra Gesù di Nazareth, l'infamia umana, da quello che ho capito, una risposta. Ebbene,
ha questo senso, cioè sì, il mio Gesù, dice Ratzinger, è una merda, dice di uccidere, di massacrare, di torturare, di stuprare, però io lo vedo con gli occhi dell'anima, cioè li vedo con gli occhi della mia disperazione e a voi vi comunico la disperazione. Ed è altrettanto vero quello che vi dico, che a un certo punto dice sì, ma potete anche non essere d'accordo con me, eh? Cioè, riflettete bene su questo, perché là sta la truffa. Posso dare una segnalazione? Anche due. Allora, domani, il 24 novembre, uscirà nelle sale dei cinema un film nuovo che si chiama Il labirinto del fauno. Il titolo in inglese è più bello, che sarebbe Il labirinto di Pan, comunque è stato tradotto così, forse perché parlare di Pan già sui manifesti era brutto per qualche cattolico e qualche monoteista. Io ho già mandato un po' la trama su internet e un po' anche una scheda. Quello che mi ha colpito in maniera positiva della trama e soprattutto della volontà della casa produttrice è che sui vari siti hanno inserito anche una scheda mitologica sul dio Pan. E vi racconto in breve un po' la trama, poi io ho visto parecchi trailer su internet, sia i trailer in italiano sia i trailer in inglese, perciò chi vuole se ne può andare a cercare, perché c'è sia il sito italiano del film sia il sito statunitense. Il libretto del fauno cos'è? È ambientato dopo la guerra civile spagnola nel 1936. Una bambina ha dei problemi col padre, si scontra con il padre autoritario ed entra in un mondo fantastico. Entra in un labirinto in cui ritrova alcuni satiri e ritrova Pan. Pan l'aiuta a compiere alcune prove, questa bambina non si sente pronta e l'aiuta a superare questo labirinto. E la raffigurazione di Pan che io ho visto nel film non è quella canonica che ci aspetteremo dal punto di vista greco, però è già importante che invece di riproporsi qualche natività, qualche papa, qualche santo, qualche altro mostro o santo, si faccia un qualcosa del genere e che sicuramente non si utilizzi un dio inventato o un mostro inventato, ma si utilizzi un elemento concreto della mitologia. E comunque tutto sommato anche l'iconografia usata nel film di Pan è abbastanza accettabile e simpatica. Molto belle sono appunto le scene in cui in questo mondo immaginario fantastico la ragazza viene avvicinata e vede questo fauno, vede Pan, e che Pan appunto gli offre informazioni. Perciò se avete occasione, se lo troverete nelle sale, io vi invito ad andarlo a vedere, e si chiama appunto Il labirinto del fauno e uscirà appunto domani 24 novembre. Ed è anche un segno positivo anche questo, proprio perché se qualche casa di produzione comincia a pensare che forse parlare di mitologia e fornire poi elementi mitologici abbastanza precisi, e soprattutto si dice a fondamento dell'opera ti pubblico una scheda mitografica su quel dio, è un bel segnale, simpatico. È un buon inizio, anche se le schede non fossero perfette, a noi non ci interessa, sì, perché tanto l'informazione gira. Sì, ma soprattutto vedi, il fatto di dire la nostra opera, questo dio, non è la nostra fantasia, non è la nostra invenzione. Penso servirà anche da stimolo a qualcuno a dire, non è un Guerre Stellari in cui dice questi, tanto per dirti, queste figure possono assomigliare a qualcos'altro. Non è come le Guerre Stellari, la Legione dello Jedi che dice Obi-Wan Kenobi e Padre Pio, sì, che hanno scritto anche questa mostruosità, sì, qua. E chi andrà a vedere il libro del fauno troverà immagini mitologiche esistenti, reali, e di conseguenza andrà ad approfondire un qualcosa che non riporta all'interno di qualcos'altro. Sai, ogni volta che viene fuori qualcosa in Italia, la curiosità per il paganesimo aumenta, cioè, quello che io sto pensando è la settimana scorsa, no, in cui ho visto gli arrivi in sito che sono praticamente raddoppiati, e dito fra noi, raddoppio dei visitatori, cioè arrivare anche a oltre 200 persone al giorno che vengono a guardare quel sito brutto come è il mio, in effetti lascia un po' perplessi. In realtà cosa era successo? Era successo che il giornale Panorama aveva fatto un articolo sul paganesimo dove non diceva assolutamente niente, perché più che altro, più che la festa dei Saturnali e due feste, sì, che c'erano in giro, l'unica cosa che diceva era che era rimasto colpito, probabilmente il giornalista, della presentazione del libro di Le origini di Roma di Cantarelli, Carandini. Carandini,
che hanno fatto questa conferenza al comune di Roma e sono arrivate 5.000 persone. Cioè, voi immaginate, fai una conferenza su un libro, si presentano 5.000 persone, no? Veramente da fuori di testa. Cioè, anche se è Roma, che avrà un paio di milioni di abitanti, insomma, comunque è una cosa fuori di testa. E naturalmente qualcuno si è cominciato a chiedere: ma che cosa sta succedendo in realtà? Un articolo così, tutto sommato, non diceva assolutamente niente. Sì, infatti comunque... il successo della storia è stato commentato anche dai quotidiani in prima pagina. Diceva: strano il fatto che le persone facciano la ressa non per i saldi di fine stagione dei prodotti di marca, ma facciano la ressa per andare a una conferenza di storia sulla storia di Roma. Sì, sì. Che poi è anche un buon libro, cioè io lo avrò probabilmente fra un paio di mesi, ma comunque cioè, è un buon lavoro, cioè un lavoro che in varie cose si può. Guarda, io su alcune cose ho delle riserve su Carandini. Vabbè, che ci posso fare? Cioè, ha fatto un grande lavoro, soprattutto perché è uno di quei storici che dice della storicità di Roma, cioè che anche il racconto mitologico non è un'invenzione, cioè che anche la fondazione di Romolo non è un'invenzione, non è una fantasia. E questo è importante. Poi che ci sia il discorso dei sacrifici umani è una cosa che mi è un attimino più antipatica. Sì, no, ma il problema è che con questo discorso qua dei sacrifici umani andremo avanti una vita a discuterla, Francesco, perché purtroppo ognuno se la gioca e se la palleggia come diavolo vuole, capisci? Non so, 100 persone morte sui posti di lavoro ogni mese in Italia sono 100 sacrifici umani. Diciamo che la società italiana fa 100 sacrifici umani. Cioè, col termine sacrifici umani ci possiamo mettere dentro tutto e niente. Cioè, ogni volta che c'è un incidente stradale è un sacrificio umano. E là possiamo dire qualsiasi cazzata e andare contro qualsiasi cazzata, però non stiamo definendo quello che sono delle relazioni con gli dèi, delle relazioni religiose. E dopo ti dici: a me non piacciono le leggi che c'erano a Roma, non mi piacciono le leggi greche, non mi piacciono alcune leggi, le leggi egiziane, ma nessuno lo mette in dubbio, no? Noi non ci siamo mai permessi di riproporre una società antica dai microfoni di questa radio, non mai l'avremmo fatto. Tu parli di sacrifici umani, ma se io faccio il nome di Zeffirelli, il regista di Franco Zeffirelli, penso che tutti lo conosceranno. E quando Zeffirelli dice: ma nella Firenze permenista e ipocrita di quegli anni, quel ragazzino già diverso scopre un'altra diversità. All'oratorio un frate lo sbaciucchia e lo molesta, come nella Maleducazione di Aldo Movar. Due punti, aperte virgolette. Si rilassò dopo aver soddisfatto il suo desiderio inconfessato con il semplice contatto del mio corpo. Poi però corse al suo inginocchiatoio piangendo calde lacrime di pentimento. Chiusi virgolette. Sì, questo è quello che scrive Franco Zeffirelli nella sua autobiografia. Comunque ti dico, c'è di tutto, purtroppo vengono usati anche questo discorso dei sacrifici umani per offendere le persone, cioè per offendere il sentimento religioso delle persone. Io vi ricordo che una delle più grandi civiltà antiche, che furono i Fenici, per 2300 anni, perché ci hanno cominciato no, 2600 anni, perché prima hanno cominciato gli ebrei con i sacrifici umani a Baal, e poi hanno continuato i romani perché gli interessava far fuori Cartagine, poi hanno continuato i cristiani e gli ebrei, sono stati sputtanati soltanto perché loro avevano una devozione incredibile per i bambini appena nati e morti, cioè c'era una grande mortalità infantile, avevano una grande devozione per questo, e gli facevano delle cerimonie religiose per i bambini che nascevano morti o che morivano molto presto a livello infantile, e questo loro affetto religioso fu scambiato per sacrifici umani e furono sputtanati a vita, che è una cosa veramente indegna dal punto di vista religioso. Ora, posso capire che gli ebrei dovevano far fuori i Fenici perché una volta fatto il Dio unico, loro che adoravano Baal in realtà dovevano sputtanare il loro Dio precedente per mettere su Yahweh. Posso capire anche i Romani che dovevano distruggere Cartagine, dovevano sputtanarli perché dovevano farli fuori, ma non posso accettare quella che è stata tutta la storicità che li ha massacrati sistematicamente. Cioè, è inaccettabile questo. Sì, ecco, visto che prima... Torno su un altro argomento. Prima avevo parlato di un film che appunto che esce domani, Il labirinto del fauno. C'è un altro film, visto che normalmente questo è un periodo in cui le persone tendenzialmente vanno maggiormente al cinema,
che ha a che fare con l'Inquisizione. È il film I Fantasmi di Goya, diretto da Milos Forman, ed è la storia di un frate violentatore, ed è appunto la storia anche delle torture e della violenza dell'Inquisizione. Io purtroppo di questo film ho soltanto una piccola recensione, non ho fatto tempo ad approfondire maggiormente, però Milos Forman è un regista famoso, è poi un film che affronta in una maniera così drammatica come l'Inquisizione spagnola, è un film che sicuramente può essere interessante. Se qualcuno poi avrà la possibilità di andarlo a vedere e volerci dire cosa ne è sembrato, lo ringraziamo, e comunque piuttosto di vedere qualche processione, qualche Natale o qualche presepe, decisamente è meglio vedere un film che parla della realtà dei monoteismi. Oh, so che tu non vuoi dar via telefonate, Francesco, no, ma se vuoi fatti guardate 049 700 700 049 700 838, cosa volete fare? La trasmissione oggi è andata così. Pronto, radiogamma? Ciao. Sento come se Francesco, in primis ti domando il titolo del film del fauno di prima. Il labirinto del fauno. Il labirinto del fauno, che in inglese lo fanno, si chiama il labirinto di Pan in inglese, sì, però sì, sì. In italiano l'hanno fatto un attimino più castigato. Che sia anche in DVD, ma no, è troppo presto. Fra sei mesi in DVD. Fra sei mesi. Sì, sì. Forse è l'occasione che vai al cinema, dai Ivano, cioè nel senso che devi aspettare il DVD, dai. Cioè, te lo vai a vedere, e se tu lo vai a vedere poi ci chiami, ci fai la tua recensione in diretta, sì, io sotto a vedere. Poi se lo dici ti mettiamo il telefono prima, giuro. Sento, dimmi. Niente, quel che sei qua, l'espresso che vai appena a prenderlo. Lo so, ho preso tutti gli articoli di pederastia di preti questa settimana, purtroppo la trasmissione è andata così, sì, ce li ho. Bene, no? Ha fatto ben tre articoli, tre pagine, sei sì, pagine sulla pederastia. Anche, sì, tiremo via la pubblicità, comunque. Dopo se uscio di Ferruccio Pinotti, Opus Dei Segreta. Frusta, cilicio e alta finanza. Per la prima volta parlo dei testimoni. Siete due numerari e l'Opus Dei viene fuori dopo 20 anni, e appunto questo è un bel libro, questo qua viene fuori stamattina perché è da novembre, dunque insomma, lei cita anche sua cultura della Repubblica oggi. Sì, beh, dico, se vuoi sull'Opus Dei è un po' un attimino una cosa diciamo di parte, però che può essere interessante, tipo sapere che profumi usano nell'Opus Dei. Ti consiglio di Vittorio Messori, siamo Opus Dei. Va bene, dai. E dopo che sei il capitolo sui libri proibiti, anche in parte da pagina qua, che sei, ora, i autori che sei preferiti all'Opus Dei, che sei accettati, sei Rocco Buttiglione, Susanna Tamaro, ecco. E Cardinale Biffi. Ah, ecco, cioè, non avevo dubbi, eh. E, beh, i bocciati sei Umberto Eco, Alberto Arbasino e Umberto Bobbio. Beh, Umberto Eco è uno di loro. No, non sarà dell'Opus Dei, ma comunque un cattolico. Siete come di nata grazie al clima che adesso dentro. Cioè, si è bruciato. Sì, che Umberto Eco si è schierato con loro contro il film Codice da Vinci, cazzo. Sì, appunto. Anzi, Umberto Eco ha bestemmiato gli dei pagani in diretta, ci ha anche tenuto. Sì. Sì. E poi ora bruciare ancora. Sì. Fai di più, Cioè, io penso che sia la prima persona, Umberto Eco, che in una trasmissione televisiva, su Rai 3, il tempo che fa, di Fazio, sì. Abbia bestemmiato volutamente Giove, Vene. Beh, ma il problema è che lui ha detto tanti pagani non ci sono, non si possono incazzare. Punto che questo è grave, perché un intellettuale. Cioè, siccome sei un verme, no? Cioè, tu sei nessuno, io ti posso anche. Infatti è una gravità enorme. Esatto, grave. Sì, sì. Perché, bello, Umberto Eco, ho solo il nome della rosa, non sai che. Ho messo in dubbio tanti anni con l'autore, non sai che. Solo che Umberto, il nome della rosa lui fuori con. In edicola con dei giornali, insomma, sì. Ho preso così. Ivano! Aspetta, Nati, che ha trovato una moneta a Venezia che dice che i romani che c'era 4 secoli prima. Può essere, ma era uno scalo comunque, era uno scalo Venezia. Uno scalo, sì. 4 secoli prima c'è un bronzo di appunto una moneta. Ivano, devo mettere giù perché ho finito la trasmissione. Sentivo. Ok, grazie, ciao. Niente, dovete scusarci perché ormai la trasmissione oggi è andata così, abbiamo cominciato tardi e ci sono stati anche dei problemi naturalmente che ha avuto Francesco. Io vi do appuntamento per le ore 19, vi farò un po' di Epicuro, stavolta condizioni morali, precetti morali. Vi ricordo sempre i problemi di Radio Gamma 5. Francesco, se vuoi dire qualcosa prima di chiudere. Sì, sapete appunto che
Radiogamma 5 poteva chiudere, cioè noi chiudiamo la trasmissione, ma Radiogamma 5 rischia sempre di chiudere una volta per tutti, perciò se avete la possibilità, la volontà e il desiderio, sostenete Radiogamma 5, proprio perché Radiogamma 5 va avanti solo con l'energia degli ascoltatori, perché nessun santo protettore farà qualche miracolo per sostenere questa radio. Ci sentiamo giovedì. D'accordo, ciao a tutti.